Thank you Buonasera, eccoci qua di nuovo insieme il giovedì per approfondire argomenti di grande attualità. Stasera, poi, facciamo una cosa davvero straordinaria, secondo me, per capire come il centro storico potrà essere aiutato anche da recenti iniziative che hanno risistemato, non so, il Marraccini, oppure progetti di sistemazione di altri ambienti molto grandi. Faccio per dire le carceri di via Saffi, ma non solo che sono nel centro. Insomma, parleremo soprattutto partendo da una pagina di storia 1926. Il Cinema Marracini viene costruito da Giovanni Marracini, era un macellaio, una persona che amava comunque la sua città, appassionato naturalmente anche di cinema di arte, e creò. Su quelli che era un altro cinema nato nel 1907, lo Splendor, vi ricorda niente questa parola? Ricordate quando fu ripresa l'idea e lo Splendor rinacque poi a Barbanella? Durò poco, però rinacque anche lo Splendor se vi ricordate. Ecco lo Splendor di Lumachi, era un altro appassionato, per... e sopra lo Splendor nel 1926 fu costruito il Marracini un momento straordinario naturalmente per la città, una città entusiasta, un cinema che cominciò con tutti i film americani, eccetera, no, fu, fu veramente una cosa, una cosa molto bella. C'era un palcoscenico prima, un lucernario, eh? poi dopo la seconda guerra mondiale non si chiamava Marracini, ma quando nacque si chiamava Savoia, chiaramente perché nel 26 era giusto anche che forse si chiamasse così, dopo la seconda guerra mondiale Giovanni Marraccini gli dà il suo nome e si chiama Marraccini. Marraccini e poi continuano i lavori di ristrutturazione, viene tolto il palcoscenico, viene fatto poi eh, con calma vengono fatti altri lavori, fino a che l'8 di ottobre del 2003 eh, si trasmette l'ultimo film, era il miracolo di Whisper, un miracolo, un eh, film di allora, era una prima visione, tra l'altro, con, eh, mi sembra si chiamasse Silvia Francesca Casciano, un'attrice di 19 anni che eh, era stata notata da grandi anche produttori, che poi invece morì a poco, poco dopo. Eh, Problemi, problemi, insomma, era ricoverato, era una comunità terapeutica, insomma. Il Marracini rappresenta un po' la grossetanità, rappresenta eh, la grosseto che vuol crescere, la grosseto della città, no? Che fa i cittadini. Ecco, il Marracini da quel giorno, dall'ultimo film che fu proiettato l'8 ottobre del 2003, finì, chiuse completamente. Non voglio fare tutta la storia, tutto quello che c'è stato prima, che cosa si è pensato di farci o di non farci. Addirittura ci doveva venire una Moschea, faccio per dire, faccio soltanto questo esempio, eccetera. E il, la banca aveva cercato di prenderlo. La banca tema voleva naturalmente come prima iniziativa era quella del Marracini. Poi, insomma, ci furono tante vicende che non sto a ricordare che. Misero di mezzo anche tanti grossetani, ognuno poi fa i suoi affari, ecco. pensa di farli, magari poi non li fa, ecco, però pensa di farli. E così il marraccini finì in fatiscienza, diciamo. Fino a che, ed ecco, possiamo partire con la presentazione dei miei ospiti e subito dopo... Con le immagini del Marracini recuperato, non ci sono più ponteggi, non c'è più niente. Il Marraccini, quando ci passi sotto o ti alzi gli occhi, beh, ritorna ad essere veramente un godimento perché è veramente un bel palazzo. Che tra le mura e la piazza, insomma, voglio dire anche la posizione, forse un po' stretto perché non si nota per quello che dovrebbe essere, però è bellissimo. ...ed allora noi parliamo del Marracini. Ma del contributo che il Marracini può dare anche all'idea di rilancio del centro storico. Perché è importante, non ci sono tante strutture come il Marracini, no? E il comune, con il nuovo proprietario che stasera rappresenta anche il Marracini come proprietà, è il sindaco di Grosseto, Anton Francesco Vivarelli Colonna. Io credo, e lo voglio dire personalmente, che. Il Comune abbia fatto molto bene a prendere questo, questo, questo edificio storico. Abbia fatto bene, non l'abbia lasciato così all'iniziativa privata che poi poteva portare anche ad altre situazioni. E cominci a pensare stasera vedremo come utilizzare il Marracini, come poterlo fare. E poi ho accanto Massimiliano Di Rosa. Questa è come una conferenza stampa diciamo, per Massimiliano Di Rosa perché, perché Massimiliano Di Rosa è il presidente di Concreto, è un acronimo. Concreto è quella rete di imprese che lavora naturalmente, che ha creato questa rete di imprese aperta ancora ad altri, ad altri ingressi, che sta facendo dei lavori di recupero. E poi un consulente. Di, di concreto ma anche del comune se vogliamo l'ingegnere Emanuele manusia che io saluto e poi Grazie, per buonasera. le categorie ho voluto qua eh, Giulio Gentili perché Gennari, sì Gennari, sì, Gennari. Sì, sì, sì. <ride> che, oh, lo saprò come si chiama eh, <ride> però ho voluto qua eh, Giulio Gennari perché Gennari da quant'è che parliamo del centro storico, eh, Giulio? Un bel po', un bel, un, bel po', po' un bel po'. Un bel po'. Chissà perché mi è venuto Gentili anche come nome. Perché sono ho spento. Ah, sono... No, 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 no perché è no, Gentile, ragazzi. perché tra i Gentili c'è un Gentile. Eh, tutti, per l'amor di Dio, hanno, hanno la, la, sicuramente eh, la mia stima, ma conosco un Gentili Angelo con il quale ho un rapporto veramente prezioso certo. perché Angelo è un consigliere importante sempre per tante situazioni ed anche uno che capisce no, eccetera, le cose, come, come devono andare ed allora parleremo di tante cose vogliamo far vedere come è oggi il Marracini? vogliamo partire con le immagini? eccolo qua lascio la parola naturalmente sì, lascio la parola per parlare, anzi chiederò come è nata questa idea di riprenderlo, quanto tempo ci è voluto, intanto il Comune che cosa vi aveva dato come eh, mission, eh, quanto ci avete messo, siete soddisfatti, io credo da quello che abbiamo già detto che siete non soddisfatti, entusiasti. Siamo molto entusiasti dell'iniziativa, siamo molto entusiasti del recupero, grazie all'amministrazione qui con il massimo rappresentante, eh, abbiamo avuto l'intuizione e la possibilità di usufruire i bonus facciata eh, per riqualificare un, eh, un immobile prezioso per la città, un cuore. Pulsante, è un palazzo imponente, come dicevi, che forse non si vede bene dalle strada, dalla strada o da quando si sbocca da sotto i portici perché è molto ravvicinato, ma dalle mura o anche sotto si vede molto bene. Rappresenta, secondo me, la storia di Grosseto, è stato un cantiere impegnativo per le difficoltà, in quanto è in un centro storico, quindi c'era da regolamentare la viabilità, c'era da regolamentare il passaggio di pedoni quello che è il flusso anche dei negozianti che stanno in centro e quindi con una stretta sinergia e molta collaborazione devo essere, sono molto soddisfatto e sia noi come impresa che collaboratori per il restauro eseguito. È stato impegnativo perché è un bene storico, quindi c'è stata anche la partecipazione della sovrintendenza che ha regolamentato la disciplina dell'appalto e questo poi ne parlerà meglio il nostro ingegnere. Sì. Ecco, fai vedere proprio queste immagini in primo piano. E come eh? dicevi, anche all'interno ci sono ancora dei reperti tipo delle macchine cinematografiche antiche, grandi, eh. sì, imponenti, che anche sì, quelle sì. sarebbero ci belle da recuperare o da mostrare se lì o nell'interno di altri musei o di apparati pubblici. Quindi è stato impegnativo, il restauro è durato circa un anno e quindi grazie alla possibilità dei bonus, grazie alla possibilità dell'immobile era costituito sia da unità abitative che poi dal parte sotto del cinema e qui poi il comune ha fatto lo sforzo economico di poterla acquisire e quindi dare un ulteriore contributo e slancio a tutta l'opera. Eh, siamo molto 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 eh, soddisfatti Guardate la scritta di, che la scritta riapparsa, scritta è eh? riapparsa Questa è la scritta, di... vedete, guardate che è riapparsa Questa scritta in latino Incremento artis, solacio civitatis Industrius e civis me fecit Ecco, un, un cittadino industrioso Un cittadino, eh, come si può dire, eh, laborioso Ecco, come si può dire, meglio eh mi costruì eh, per eh, incrementare l'arte e poi per eh, il godimento dei cittadini. Ecco, e, e questa è la scritta che rimane. È una scritta del 26, l'avete tirata fuori ora. Questa qui è sì, riapparsa. È, eh, perché, è Riapparsa eh? perché era stata persa. È stata il, proprio completamente, del tempo, completamente persa. E' molto bella invece, poi... perché è veramente... Un monumento si può dire oggi, no? È vero ingegnere? Assolutamente. Eh? Sì, quindi eh, diceva perché... È assolutamente un monumento che finalmente ce, ce ne stiamo riappropriando, finalmente lo, lo avremo i, in uso e poi il sindaco ci dirà eh, cosa ha in mente per, per questo importante monumento. E secondo me. Ehm, la, la cosa bella è un qualcosa che finalmente ri, ritorna alla storia della città perché la storia si è interrotta con tanti edifici nella, nella città di Grosseto ricordo la Chegliana o comunque se guardiamo avanti anche appunto, il carcere che sono eh, edifici che noi diciamo, di questa generazione magari non, non abbiamo potuto far vivere ai nostri figli ma che secondo me adesso potranno viverli anche meglio di, quelli che, di quello che forse l'abbiamo vissuto noi perché mentre noi li abbiamo vissuti in una decadenza o comunque al termine della, della loro vita, loro avranno forse l'opportunità di viverli da, come, rinnovati, freschi e quindi potranno veramente portare avanti la storia di questa città che si arricchisce eh, i, con, con vari punti della città che, che penso che e poi è sia che piace un'attenzione esatto che si vede un'altra città è, così. è bella partire è, dalle mura è, è una bello. città che mh, dopo Lucca penso che, che bella, sia eh? la città con le mura più, più, diciamo più, più intere di, di tutte ben conservate quindi credo che, 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 che meriti questa città veramente certo che... sì poi l'attenzione si sposta anche leggermente fuori dalle mura, perché l'attenzione anche per il Manetti, che eh, c'è certo. un progetto di, di restauro anche di, di quello che è il Manetti. Quindi credo che tutto ciò che ci ha appartenuto sta ritornando veramente in nostro possesso. Noi stiamo no, incoraggiando da cittadino. Veramente. Stiamo incoraggiando ad amare il centro. No? Esatto. C'è un motivo naturalmente per il quale stasera lo facciamo e cercheremo di lasciare. Questo segno, di lasciare questo segno, bisogna amare il centro, esatto. ognuno deve fare il suo, non perché si può credo pretendere che se che entri tutto è... dal comune o tutto dai commercianti esatto. o tutto da... Eh, no, deve faccia... entrare nel, nell'epidermide perché dice, se no, no lo dobbiamo vivere, lo dobbiamo respirare e, e lo dobbiamo sentire nostro, allora questo lo possiamo trasmettere, secondo sì. me questa è un'iniziativa veramente importante. Ecco. Con Giulio, con Giulio Gennari ne abbiamo parlato diverse volte, anche lui aveva anche delle idee. Interpello lui, poi lascio il sindaco per ultimo perché gli darò la parola eh, proprio sugli argomenti che hanno anticipato già l'ingegnere e Massimiliano. Giulio si sta facendo un lavoro, come vedi, anche insieme al Comune di recupero che può servire anche per quel rilancio al quale noi accennavamo e sul quale poi vanno innestate altre idee. Come le tue, per esempio, quelle che avevi annunciato in diverse occasioni, potenziamento anche delle attività commerciali, ma anche spostamento, magari, delle sedi, eh, non so, di rappresentanza delle associazioni di categoria, faccio per dire, eccetera, no? Perché una volta si cercava all'esterno per motivi perché si raggiungeva meglio, però poi si sono creati problemi per il centro. Allora bisogna ridare al centro questo ossigeno che era stato un po' tolto da tutti anche. Oggi si dà la responsabilità a qualcuno invece che a altri, però in sostanza. Bisogna tutti condividere l'idea che il centro, il salotto buono della città, va difeso. Ed è di tutti, ma non è soltanto per andare a fare gli acquisti. È un centro per visitare il centro, per vivere il centro, per ammirare eh, le sue bellezze, i suoi palazzi. Ecco il Marraccini per esempio, che tornerà a De e poi sentiremo. Ecco, quindi bisogna impegnarsi per questo, Gennari. Ma guardi... Onestamente noi in confcommercio lo stiamo facendo, ma come lei sa che si è parlato recentemente di problematiche proprio del, inerente al centro commerciale naturale del, che anima il centro storico Grossetano. E c'è stato un lungo dibattito che l'amministrazione comunale ha voluto ospitare, invitando tutti i ehm, protagonisti della, della questione. E dico soltanto questo, per non andare fuori tema, che eh, alla fine del nostro intervento noi di Confcommercio, insieme all'altra associazione di, com di commercianti che è ConfResercenti, abbiamo consegnato all'amministrazione comunale un documento che, eh, dove si fa un'analisi. Eh, si riporta l'analisi fatta da noi. Su Tra l'altro l'avete fatto insieme a esatto, anche. Sì, Quindi sì. questo è già un fatto importante. E soprattutto importante. abbiamo dato la nostra piena disponibilità, a, eh, che peraltro era scontata, a eh, implementare le diciamo il, il lavoro del Centro Commerciale Naturale. Una piccola cosa per i suoi telespettatori: il Centro Commerciale Naturale è stato. Ehm, è nato in tutta tutt Italia, sono nati sulla scorta di una riforma targata a Bersani tanti anni fa. Nella stessa legge si parlava dei centri commerciali naturali e dei CAT, centri di assistenza tecnica, di cui erano e sono dotati e, eh, le, associazioni, sono dotate le associazioni del commercio, quindi tanto noi che in Conferesercenti, tanto Confcommercio che Conferesercenti. E noi abbiamo semplicemente detto che... Fino ad oggi ha funzionato, in vero, anche piuttosto bene per quanto riguarda diciamo, lo, in, di vita proprio al centro commerciale naturale, ma ci ricordiamo bene come sia stato uno sforzo grosso delle nostre associazioni farlo partire. E se oggi c'è bisogno, come pare, e eh, siamo qui, è come averci un figlio che, che torna da scuola. Beh, eh, sei stato bravo a scuola, però non ti preoccupare, qui, qui c'è casa. E questo abbiamo voluto ribadire al, al comune, al sindaco. Poi mi faccia dire solo altre due parole: le problematiche del centro storico sono quelle del commercio e sono molto complesse. Secondo me, meriterebbero una, una, un approfondimento. Ma lo facciamo, sa? Lo faremo, eh? anche io. con convegni mirati eh. e noi siamo anche noi lo faremo come televisione ma voi siete mm. vicini alla città siete la televisione della città quindi <ride> una cosa però voglio dirla soltanto questo che eh, al di là di diciamo di mh, idee che possono collimare o non collimare con quelle dell'amministrazione su certi versi sì su altri no però bisogna soltanto dire grazie per, perché in questi anni abbiamo visto eh, Prima ancora del Maraccini che è una bella, un inizio di recupero molto bello, speriamo che dia spazio eh, come merita eh, la città eh, ai suoi eh, diciamo, rappresentanti. Tant'è vero che ci siamo anche candidati per aprire uno sportello eh, di Confcommercio. Ma prima ancora non ci possiamo dimenticare il Museo Luzzetti e non c'era e c'è la che è tornata nella sua sede certo. naturale l'ampliamento o comunque il potenziamento del museo archeologico. Certo, e tutte poi cose che si, si stanno... Eh? Del museo di... Ho eh. dato allora perché lei do tutta la seconda parte, le faccio parlare, le faccio di tutto. <ride> tutto. Sto Sto benissimo, perché no? dopo, quando mando la pubblicità, dopo, dopo la seconda parte tocca tutta a no, lei. Non ma io gliela la voglio io. dare. perché... È qui che si deve. Ecco, perché lui ha introdotto argomenti cioè. che lei naturalmente deve ampliare cioè. e allargare vorrei dire. No? Il mio termino e basta. No, no, no. Dicevo questo, intanto di questa cosa qui bisogna dire grazie e la visione, e quello che si farà nei prossimi mesi, si è già cominciato a fare in Marraccini ma poi si parla. non voglio levare le varie parole, insomma sappiamo tutti che ci sono altri edifici importanti del centro storico sul quale si sta ragionando. Poi è evidente che eh, a mio parere eh, per far vivere il centro storico, ma la città in genere, alcuni eh, fronti andrebbero un attimino osservati e tarati in maniera lievemente cioè, diversa. Cioè dica le cose senza allora, io, senza portare gli a... centro storico, cose che si capiscano, eh, di cui eh. si è parlato molto, non può essere visto solo come problema del centro storico, è un problema della città, perché si, si sono create delle condizioni per le... Quali... Della città, no? Del comune, certo. ha detto. Della città. Ecco. Della città. Eh, questo è più giusto, secondo me. Sì, 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 perché la, 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 la visione... anche è il comune, cioè, cambia, certo, sì, ci sì, mancherebbe. Ma, <ride> ma anche... È un, un problema di, eh, di tempi cambiati rispetto a 20, 10, 15, 5, 2 anni fa, molto cambiati sì. e che eh, per effetti diciamo, um, di, che vengono da fuori per fattori esogeni e anche dei fattori endogeni eh, poi tocca parlare sempre delle stesse cose Sindaco, per esempio un, uno dei problemi che senz'altro ha depauperato il tessuto economico della città e quindi se ne vede... Se ne vedono gli effetti nel centro storico, ma anche nelle vie limitrofe, la città storicizzata. E mi riferisco alla disgraziata politica passata, scelte passate, che ha creato due centri commerciali in una piccola città come Grosseto. Adesso, bisognerebbe, a nostro avviso, evitare di fare errori su errori. Quindi, su questo ci siamo. Diciamo, non siamo e questo l'ha detto, l'ha detto come è una cosa che si è ripetuta diverse volte, io ho la mia idea in questo proposito, la gente sceglie dove vuole andare, non è tenga, che si può... Tenga, direttore, ah. tenga presente questo, non è che io ce l'ho con i due centri commerciali, sì, sì. io ho un negozio dentro un centro commerciale, eh certo, sì, ce lo si so figuri, però questa è la situazione, e abbiamo avuto, concludo, questo può essere la mia opinione, l'opinione di ConfCommercio, ma guardi che c'è stato anche una riprova durante la pandemia. Chiusi i centri commerciali? Il centro, anche con tutti i problemi che c'erano durante il Covid, la mascherina, il distanziamento, è tornato ad affollarsi di quelle persone che mancano. Benissimo e poi parleremo anche di responsabilità vostre. Bisogna essere aperti perché il centro si anima se i negozi sono aperti, se i bar sono aperti, se tutto è aperto. Insomma, anche questo è un altro discorso da fare. Tanti sono venuti qui e ci hanno portato l'esempio di Follonica, per esempio, dove questo problema non c'è, per perché sono tutti aperti, sarà sul mare, come in casa, tutto quello che si vuole, però eh, il richiamo lo fanno naturalmente anche le attività e noi come commercianti vogliamo parlare di richiamo. Io mando un attimo la pubblicità, primo stacco pubblicitario e poi Immediatamente appena si ricomincia sentirete il nostro sindaco, riprendiamo il discorso dal Marracini perché la domanda al sindaco è: ma il Marracini, abbiamo visto la facciata, dobbiamo entrare dentro. Sappiamo naturalmente che nel foyer ci saranno gli uffici del turismo, perlomeno quello che era stato detto inizialmente, ma con il sindaco stasera sapremo molte altre cose. Non vedo l'ora di ascoltarlo. Pubblicità. Eccoci qua di nuovo in diretta. Dicesi: Ma come c'è il Sindaco? Lo fai parlare per ultimo? No, io non è che lo faccio parlare per ultimo, faccio ascoltare per parlare per primo poi dell'argomento della serata perché. È importantissimo. Allora, lei del Marracini. Ecco, ha sentito che cosa è stato detto, sia del centro, eccetera. Come inquadra il suo intervento stasera, avendo ascoltato anche quelli che ha accanto? Ma innanzitutto... Avendo appunto ascoltato chi mi ha preceduto, ho potuto cogliere l'entusiasmo, la passione, l'appartenenza, il senso di volontà di riscoperta di questa appartenenza, di questa grossetanità. L'orgoglio. No? L'orgoglio della grossetanità, l'orgoglio grossetano, che sicuramente fa parte anche del mio essere, fa parte del mio mandato, fa parte della mia giunta e di tutta la mia azione amministrativa fin dal primo dagli albori dell'anno 2016. Poi ho apprezzato moltissimo anche il ragionamento del Presidente di Cofcommercio Gennari che ha voluto puntualizzare ed enfatizzare tutti quegli aspetti che già durante il primo mandato amministrativo sono stati portati a compimento, che hanno comportato sicuramente un dispendio energetico, finanziario. Io voglio semplicemente dire, e questo forse colpirà, che eh, se tutto andrà bene se i finanziamenti PNRR andranno in porto se il PINCO, il programma innovativo nazionale qualità dell'abitare andrà in porto e andrà in porto perché stiamo allacremente lavorando affinché questo avvenga potremmo dire di aver portato a livello finanziario sul centro storico oltre 80 milioni di euro eh. perché si parla di 53 54 milioni di euro per il programma innovativo nazionale qualità dell'abitare collegando De la via De Barbari attraverso una greenway con una chiave vista dall'alto di rivalorizzazione di rifunzionalizzazione proprio del centro storico perché anche quando studiamo e elaborammo questa progettualità ipotizzammo di inserire all'interno della stessa la riqualificazione del Marracini, ma decidemmo di non farlo perché, insieme ai tecnici e alla società a cui ci affidammo, ritenemmo più opportuno percorrere quell'altro tipo di percorso che poi comunque sia andato in porto perché abbiamo ottenuto anche il merito progettuale del ministro Giovannini. 12 comuni d'Italia su oltre 400 che hanno partecipato a significare quindi che il lavoro è stato ottimo. Avremmo potuto prendere più di 15 milioni di euro di finanziamento? Forse sì, ma noi abbiamo voluto fare il lavoro che sapevamo sarebbe andato in porto per evitare sprechi e dispendi energetici. Tutto questo per rivalorizzare il centro storico. Ecco quindi un qualche cosa che forse non è mai stato detto prima. Dopo dieci anni di amministrazione avremmo portato 80 milioni di euro nel centro storico. Quindi quale amministrazione? Capoluogo con 82-85 mila abitanti può dire di aver fatto altrettanto? Prima veniva chiamata anche l'esistenza di altre città, Bergamo, Ferrara, Lucca, che hanno come grosseto e similarmente una cinta muraria intatta, fruibile e appunto percorribile. Ricordiamo come fosse appunto tra il 2010 e il 2015 questa cinta muraria. C'erano le tigri del Bengala, c'erano gli spacciatori, non era illuminata. Si aveva veramente paura di andarci a camminare. Oggi è un gioiellino. Bisogna rilanciare quell'aspetto, quella volontà di appartenenza per fare in modo che i nostri giovani ci tornino, ma già rispetto a prima il mondo è cambiato. Quando noi andammo ad amministrare la sala Eden era in un turbine appunto, giuridico che non aveva soluzione. Cioè, non era vissuta, abbiamo restitui, restituito anche la sala Eden stamattina siamo andati ad inaugurare il secondo lotto dei lavori della Cavallerizza dove abbatteremo le barriere architettoniche creeremo una situazione molto bella anche dal punto di vista illuminotecnico per favorire chi poi in futuro vorrà andare a visitare la Chelliana nel centro storico tutte, tutte spese infrastrutturali, i musei che sono stati potenziati e non è finita qui, stiamo lavorando e parleremo appunto, arriviamo al Marracini, anche di una rifunzionalizzazione del Marracini. Qui abbiamo degli esperti perché il bello di Grosseto è che siamo tutti amici, ci conosciamo. Perfetto esempio di partnership pubblico privata, altro elemento in cui io fortemente credo, perché oggi le pubbliche amministrazioni hanno la necessità di creare le complementarietà e le sinergie con gli imprenditori. Quindi quando degli imprenditori si mettono a disposizione e si trovano le giuste sinergie, il Marracini che versava in fatiscenza, in decadenza accanto alle mura, in una zona importantissima vicino a Piazza del Sale, adesso potrà trovare nuova luce, non soltanto sulla facciata ma anche attraverso una riqualificazione. Le una... mura, Piazza Dante. Valorizzazione interna. Un'altra operazione che intendiamo fare a livello proiettivo, e qui stanno giungendo le prime immagini, e stasera per la prima volta ringrazio l'assessore Ginanneschi, lo studio Mangiavacchi, ringrazio tutti coloro che ci hanno lavorato e che hanno elaborato un'ipotesi progettuale. La quarta, per l'esattezza, che io stamattina brevemente descrive, descrivevo, indietro. dove si parla di un'ipotesi ipo di rifunzionalizzazione Eccoci. ricordo, e questo è importante da dirsi anche dal punto di vista politico che eh, su questo frangente abbiamo accettato una mozione della opposizione che chiedeva l'attivazione di un percorso partecipativo di collaborazione e di condivisione partecipativa per capire come meglio funzionalizzare ma non siamo stati fermi e questa è l'elaborazione ecco. progettuale portata innanzi dall'assessorato ai ecco lavori pubblici da Riccardo Cidanneschi che qui potete vedere per la prima volta mostrata ai cittadini. Dove si parla di due piani essenzialmente che potrebbero anche diventare tre. Ecco, Dipende vediamo, poi. Vediamo, possiamo... Sì, sì, lei parli pure, eh. Possiamo vediamo anche vedere. Appunto. Eccolo, guardi, eccolo, questo è il secondo... No, è Qu questo, il primo, Questo è il, il piano, piano primo. È il piano primo perché c'è il piano terra e il piano Quindi primo. Vediamo il piano terra prima, sì. l'altra... Piano Terra è quella... È quella eh, eh, esatto, eh, to, è eccola qua. Qui. Si può avvicinare di più possibile in modo che da casa la possano vedere... Anche meglio. Ripeto, dottor Cape ed è importante perché c'è il processo partecipativo, ecco, che io vedete, ricordi che è un'ipotesi. La regia sì. la sta avvicinando. Eh. Eh. Allora lei la può commentare Quindi, questa qui Vediamo, vediamo eh, un duplice intento che è quello sì di valorizzare la nostra cultura, il nostro patrimonio museale, creare perché no anche un'altra componente museale attrattiva all'interno del centro storico, oltre a quella del Luzzetti che veniva ricordata poc'anzi, ma anche utilizzare eh, come dislocazione per i servizi del. Comune di Grosseto, riportare quindi gli uffici o una parte degli uffici del Comune di Grosseto all'interno del centro storico per fare in modo appunto... E questo che... è il piano terra? E questo è il piano terra. Possiamo vedere quindi una parte dedicata alla sala espositiva, la prima proprio in entrata, all'ingresso, ovviamente il guardaroba sì, sì, è sì, quant'altro. la sala espositiva c'è scritto, lo e notano poi anche i telespettatori, lo leggono. Possiamo notare... Dall'altra parte anche un'area verde perché esiste un lucernario. Tutti si ricorderanno eh, quando certo. si andava al cinema cioè, che, alla fine del primo tempo, cioè, si apriva e la nuvola di fumo. tipo nel eh, sì. <ride> <le> 70 <ride> si aprì il tetto esatto. al Baraccini, perché esatto. nel 76 fu fatto il Verrà fatto un lucernario, quindi gli uffici potranno godere della luce irradiata proprio dalla, dal sole stesso attraverso questo lucernario. Vediamo anche nella sezione quella laterale, sempre che la sovrintendenza sia d'accordo e autorizzi, perché abbiamo sempre questo rapporto certo, che è necessario senso, si sappia, no. non sempre è, eh, diciamo, fluido e, e ottemperato le nostre eh, <ride> aspettative. Però, mo, comunque abbiamo ottimi rapporti, potrebbe essere quella un'apertura verso le mura, in alto eh, a destra, mentre La sezione invece... A, quella che esatto. sembra... Col... eccola, esatto. la sta facendo vedere. No. Mentre invece sotto vediamo la parte, quella del giardino interno, del lucernario, che certo. sarebbe invece... La parte dove? seconda, dove sembrano ci siano per la regia le torrette laterali, esatto. no? che abbiamo visto in, in una seconda. Esatto. esatto, questa se la vuoi allargare. Si può Dove vedere, sia al primo qua. piano Vedete, che al eh? secondo piano, essendoci gli uffici, si affaccerebbero quindi gli uffici, creando luminosità, creando luce, creando quell'aspetto ambientale naturalistico che ci è a tutti molto caro e che fa parte anche un po' del nostro territorio. Mentre invece, tornando un po' indietro, indietro al primo piano, al primo piano sulla la vecchia galleria che la regia vi aveva fatto vedere sì, proprio, I, ipotizziamo eccola. un auditorium. Questo è il primo piano una specie di sala conferenze auditorium, si ma perché bene. no una eh, sala multimediale, quindi con duplici e molteplici eh, attitudini potenziali. Dall'altra parte invece continuano gli uffici, continua una bella sala eh, più importante, più imponente, che è questa qui ovale dove appunto si può, ci si possa riunire si possa fare degli incontri più importanti eh, la sta inquadrando anche ora che la, regia, inquadrando. la sta mettendo a un primo piano questo piano... prevede ovviamente la creazione di un solaio che attualmente non c'è e su questo ipotizziamo anche di poter valutare la creazione di, una, di un ulteriore solaio per fare addirittura un terzo piano però ripeto tutto questo è un qualche cosa a livello embrionale, proiettivo che sarà sottoposto come accettazione della volontà dell'opposizione di una mozione al processo partecipativo, che partirà proprio nei prossimi giorni. Questo è... Più o meno questa grande linea del progetto. Eh, è... Quindi c'è spazio per tante attività. Per tante e, per tante attività. Tante... e anche per quello, a me quello piace anche il discorso dell'auditorium, no? certo. ecco, fare importante, un, un piccolo centro congressi esterni esatto, no? esatto. L'accoglienza viene certo. fatta negli hotel, in altri certo. ambienti, ma c'è anche uno spazio di vedere gli immobili storici rivalutati anche in chiave certo. moderna con vetrate e tutto diventa una un, un, un fonte di attrazione, tanta architettura è certo. fonte di attrazione. E qui oggettivamente il comune è stato longimerante negli anni credendo molto nella riqualificazione del territorio e ci l'ha dato esempio nella storia certo. della Keliana e quello che diceva l'Eden e tutto. Certo. Anche l'Aceliana si sta evolvendo in maniera... Eh, stiamo... Lei che, lei che sì. dice ingegnere? Ma credo che il, il come, progetto come progetto di massa. No, com, no, come progetto ovviamente poi no, non possiamo eh, entrare troppo nel merito visto certo. che ci sarà appunto una fase partecipativa. È sicuramente un, un progetto all'avanguardia, un progetto che guarda un'architettura moderna, un, un progetto che cerca di valorizzare un immobile storico dandogli un, una chiave moderna, come poi abbiamo visto mh, insomma, l, per fortuna. Eh, tanta anche architettura contemporanea eh, è testimone di questo, no? dove il, il, il palazzo storico è stato valorizzato con elementi estremamente moderni che, che ne hanno. Esaltato la capacità attrattiva di questi immobili. È una bella, un bell'impegno. Eh? Lei pensa che troverà la collaborazione? Avete già sondato un po'. Certo, perché... certo esiste anche un finanziamento regionale che ne approfitto qui per ringraziare. Mi sembra si tratti di 16.000 euro. Ne parlavo proprio stamattina con l'assessorato ai lavori pubblici capitanato da Riccardo Ginanneschi. e Quindi ci sarà proprio una società che seguirà in maniera altamente professionale il processo partecipativo e quindi chiunque potrà ovviamente dire la sua e essere parte attiva, proattiva, affinché possa questo eh, bene, storico, riqualificato essere messo a disposizione nella migliore delle maniere possibili per la cittadinanza eh, noi come costruttori è un, è, è un progetto per esempio possibile si realizza naturalmente ma è stimolante, stimolante, è, stimolante, stimolante è stimolante addirittura eh. vista, assolutamente. Assolutamente. anche per sì, quello sì, che diceva ideale, anche per quello, è è quello, è quello di che no. diceva anche Giulio, Giulio assolutamente, eh. assolutamente è stimolante lui ha detto storico. noi vorremmo un punto <ride> ci siamo Il già punto. candidati ha detto. sicuramente è fonte di attenzione Attrazione all'associazione, il servizio, quello che è, non è solo il commercio, è dato solo da sì, Secondo la mia modesta opinione, chiaramente sono associazioni categoria che analizzano anche nel dettaglio quello, però il centro si vive proprio perché c'erano tutti i servizi all'interno. Tanto tempo fa c'erano due banche, non c'erano le filiali dislocate da questo punto di vista. La banca del territorio banca Tema è rimasta per il corso base, con la sede centrale, è importante da questo punto certo. di vista. È chiaro, c'è stata un'evoluzione negli anni di cambiamenti repentini e tutto, dove hanno portato sempre la comodità tante volte a prediligere e quindi spostarsi, decentralizzare e tutto quando invece oggi si, si, si certo. sente l'esigenza vera però, di rivivere il centro. Sì, però io dico. Mi rivolgo a Gennari, soprattutto a Giulio. Eh, però, se si parla poi di un centro commerciale naturale, se si parla di rivitalizzazione, di rivalutazione, di eh, condivisione di un'idea, eh, dopo poi bisogna impegnarsi per questo. Non si può essere in 20 su 250, eh, perché allora. Che c'entra il comune? Scusami, non c'entra niente, no? Bisogna fare un'opera di convinzione, bisogna fare un'opera di, di educazione, anche a, al rispetto della città, perché eh, insomma io non voglio fare nomi perché non mi interessano, però tutti devono aderire, in sostanza, perché la città deve essere luminosa, la città ha bisogno di tutti. Perché tutti possono ottenere dei benefici? Lo so, che in momenti. Sì. Se mi consente, dottor Capecchi, l'amministrazione, la mia amministrazione in sinergia insieme alle associazioni di categoria CCN ha stanziato un finanziamento di 50.000 euro in compartecipazione perché si può sia sovvenzionare che far compartecipare quindi attivando anche la parte imprenditoriale quella della componente appunto delle associazioni di categoria e degli imprenditori per fare in modo di poter creare degli eventi che sono sempre stati altamente partecipati e molto graditi dalla popolazione certo. quindi stupisce e mi richiamo a quello che lei ricordava che quest'anno purtroppo dopo i successi che ci sono stati, vi sia effettivamente una crisi dove soltanto 22-23 dei 350 imprenditori generali decidono di partecipare alla compartecipazione del CCN e dell'eventistica organizzativa che la riguarda. Ecco, questo è un piccolo dispiacimento, ma so già che, ringrazio no, no, ma il e ringrazio proprio lui, ha parlato chiaramente. Che sì. si sono detti disponibili, come parlava prima metaforicamente del bambino che ritorna dalla scuola, a dare un sostegno e noi come amministrazione comunale intendiamo sostenere insieme all'assessorato preposto, all'assessore Ceccherini, all'assessore Fabrizio Rossi, appunto questo tipo di attività anche nel futuro. Questo qui è un discorso già iniziato, immagino, no Gennari. Ma allora. Perché... Faccia dire una cosa però. No, no lettore, ma la dica pure, tranquillamente. È eh. Si è letto nel, su qualche giornale recentemente. Che se il centro storico languisce, diciamo, langue, è perché è colpa dei, in qualche maniera di quelli che hanno un negozio in centro storico. Beh, questa non la condivido, ma non la condivido per un motivo logico, è come se sei malato, è colpa tua che ti sei ammalato. Certo. Più o meno il concetto è questo. Giusto. Il problema, dicevo prima, è più grande ma abbiamo tutte le risorse per diciamo, risolverlo, almeno se parliamo del fatto di fare gli eventi nel centro storico. Il problema è già risolto di fatto perché il Comune ha tutte le diciamo, leve per azionare, per risolvere questo tipo di problema. Ci siamo messi a disposizione noi, noi siamo i babbi, come dicevo prima, del centro commerciale nat naturale. Tra l'altro, animato da persone che si sono impegnate e hanno fatto un lavoro, secondo me, stupendo. in Stardia. Questi anni. Eh sì, sì. E Oggi, purtroppo, si trovano in una situazione in cui hai lavorato bene, hai lavorato per la gloria, perché per questo hai lavorato, sì. e non sei più sostenuto da chi ti avvicina. È, è un problema di appetitività, di quantità, di qualità, di qualità ma anche di quantità. Ci sono sì, solo. Sì. Io ho sempre riconosciuto storico. anche a Enrico, a Collura, Bravissima questa persona, sua volontà, grande, no, grande perché, se, ma veramente, quasi una testardaggine no? a voler andare avanti. Però, insomma, e poi ho riconosciuto anche a lui e ai suoi collaboratori Ora, il ritornare indietro da un atteggiamento che era stato annunciato e che perlomeno è stato congelato in attesa di. Come diceva lei, no? giustamente, di ripartire più forti di prima e più coesi, soprattutto di prima. Perché io so che anche l'amministrazione comunale, magari non è il caso di parlarne stasera, è. Darà un contributo all'organizzazione degli eventi, certo. no? organizzerà addirittura degli eventi, anche se non è compito, voglio dire poi in fondo di un'amministrazione. Organizzare certo. eventi, può partecipare, può condividere, Beh. può dare il patrocinio, può fare tutto quello che vuole, ma non è che poi può essere va eh, a chiamare. Mh, ha capito? Questo bisogna che eh, ognuno faccia il suo, anche no? ecco, questo. È, il fatto che lei abbia detto queste cose mi fa indubbiamente piacere, perché significa. L'ingegner Manusia parlava di bambini, di ragazzi, ma perché i bambini, bambini dice ma a noi ci servono perché non comprano bambini, ma bambini non vengono soli. Ah, eh, esatto, bambini, certo. <ride> I bambini portano genitori, nonni, gli zii, sì, io vedo o una nipote e chiama la nonna, chiama Vetta, voglio che eh, va via, va a vedere, va, insomma, eh, voglio dire. Quindi il concetto di città-paese, noi ce l'abbiamo questo, quindi si può comunicare naturalmente facilmente, no? Si può veramente, noi possiamo fare una promozione che può essere addirittura contagiosa, eh, no? Perché questo è fondamentale per noi. Io credo che questo si possa fare tranquillamente. Mi sembra anche stasera, sento e ascolto, c'è la volontà di tutti per farlo, quindi non vedo perché non si debba fare. Lei voleva dire una cosa, sì, ma credo la anche che bisogna darci un po' di tempo, nel senso l'iniziativa c'è ed sì. è forte, non dobbiamo perdere l'entusiasmo, però dobbiamo essere anche consapevoli che c'è bisogno che entri questa, questa cosa quindi eh, deve, dobbiamo, dobbiamo essere pazienti e ovviamente non, non abbattersi subito a, alle scopie perché è chiaro che chi carica tanto e mette tanto entusiasmo è un un periodo di di, libertà, di rimanerci troppo male oggi no? la dinamica sia economica che di vita sociale sono troppo veloci e ci si aspetta eh. oggi al domani sì, esatto. e non è possibile per fare no. siamo una ancora, è anno, non siamo ancora usciti bene. da quel periodo e che dico, esatto. come un po' noi siamo anche noi come Concreto a una fase embrionale, ma però crediamo in un'idea, e quindi c'è bisogno di credere nelle idee per poi Bene. le spalle, le associazioni, il comune, l'amministrazione indipendentemente da quelle che sono certo. qui presenti, sono tutte disposte a dare un qualche Io ho visto, ho parlato anche con gli artigiani. Voglio dire, c'è questa volontà. E di mettersi, di, gioco, di mettersi in gioco in gioco è importante pubblicità. E poi ci ritroviamo ancora per andare avanti nel, nel nostro discorso, allargare anzi il discorso al centro, ma non soltanto per quanto riguarda il rilancio del commercio e del centro commerciale naturale, ma anche per quanto riguarda la valorizzazione Chiaro. proprio del centro. Mi sembra che l'amministrazione comunale. Marraccini sia un esempio, ma anche le altre cose citate, insomma sia sulla strada, naturalmente per eh, farci prendere atto che eh, il futuro vedrà una città ancora migliore, no? ecco, sotto ogni profilo, esatto. quello dei servizi che è fondamentale, perché poi c'è tutto un altro discorso da affrontare e quello anche estetico no? Del, di tutto quello che può essere l'arredo urbano, tutto quello che riguarda. E ho sentito anche che ci sono altre idee importanti e non è secondario per quanto riguarda le mura medice e quindi l'utilizzo delle mura medice. Pubblicità. Eccoci qua, di nuovo in diretta con i nostri ospiti, mi sembra che stia venendo fuori un discorso interessante, anche vorrei dire impegnativo, ma soprattutto impegnativo con persone che si impegnano, perché si parla e quando si parla non si parla per dire, ma siccome siete tutti, avete tutti degli incarichi, ogni parola vostra è una parola che viene messa lì davanti, in vetrina, e oppure... Per essere riascoltata. Quindi, quello che si dice, è, 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 la città lo deve credere, è stimolante e aspetta che venga naturalmente fatto. Ecco, voi parlate spesso in giunta di, questi, di questo tipo di argomenti, di fronte a. No, no, ma sì, beh, lo so, però. Ci sono tante di cose, non è che c'è soltanto il discorso del centro, no? in una città come questa ce ne sono tante di, certo. di problematiche. Certo. Potremmo parlare del centro, potremmo parlare subito di Via Matteotti, eh, parliamo del Marraccini, ma c'è il discorso dell'immobile della Banca d'Italia, dove potrebbero naturalmente eh, 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 esserci altre progettualità. Per dire. Ci sono tante. Altre situazioni come questa. Abbiamo parlato del carcere di Via Saffi, sappiamo bene che non è, sarà domani, ma dopodomani o non so, eh, tra un po', anche quello dovrà. Essere utilizzato per, per qualcosa. Ci sono problemi delle abitazioni, ci sono problemi del ripopolare anche il centro storico, di, 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 di creare un tessuto cittadino all'interno del centro storico. Abbiamo fatto con, la sua, con il suo assessore, tra l'altro, preparata, Sara Minotti, insieme a Tania Barbi, al Coeso, certo, certo. Al, al Pellegrini Mario per quanto riguarda le PG, e a. a addirittura al Sunia, che era la controparte sotto questo aspetto, anche un discorso proprio relativo a questo, sulla necessità, sui bisogni che ci sono, sulla necessità anche di ritornare ad affittare la propria casa, ad avere naturalmente anche fiducia in quello che può essere il futuro anche di persone che apparentemente sembrano insolvibili. No? Ma... Lavorando? No, non lo sono. No? Ecco, allora, ecco come si procede. Allora, io ho fatto una domanda: questi argomenti sono argomenti centrali anche in una giunta? Sono argomenti centrali, sono argomenti complessi, sono argomenti che non sono fini a se stessi, ma che ovviamente si ampliano e si diramano in tante biforcazioni dalla tassazione, dalla fiscalità, dalle agevolazioni sulle locazioni dal ri riutilizzo e della rifunzionalizzazione anche di alcune parti della città non tante del centro storico ma de della città storicizzata penso a Via Roma che avrà dei problemi, eh, che sta avendo dei problemi quindi legati quindi alla sicurezza, legati al decoro urbano è un qualche cosa di estremamente complesso amministrare una città eh, stasera ci siamo concentrati sul centro storico, ci siamo concentrati su alcuni aspetti ma a livello di giunta sicuramente le discussioni che facciamo sono molto ampie e addirittura mh, abbiamo anche ricordato, forse stasera non l'abbiamo ricordato ma vale la pena ricordare, in passato siamo stati capaci anche di creare delle sinergie dal punto di vista dell'attecchimento fiscale, il Pop-up Lab insieme alla Regione Toscana e ricordiamo che dei 22-24 negozi che sono stati favoriti nell'accesso e nell'insediamento all'interno del centro storico ce ne sono ancora 5 a livello di città di Grosseto mentre se si va a vedere altre città similari che hanno avuto anche loro il pop-up lab eh, molto spesso si arriva a zero quindi anche su questo Grosseto ha dimostrato insieme all'assessore Ginanneschi di avere delle qualità sicuramente superiori alla media regionale esiste, ne parlavamo poc'anzi anche un progetto importantissimo, come dicevo inizialmente, il cosiddetto PINCUE, il programma innovativo nazionale Qualità Vitare, che comprende all'interno del centro storico alcuni lavori di ristrutturazione molto importanti. Penso all'attuale anagrafe che verrà completamente demolita, ricostruita, che verrà integrata ospitando 22 alloggi di edilizia residenziale semplificata, facilitata, sulle giovani coppie. Ci sarà un lavoro di miglioramento dell'accessibilità del Cassero in maniera tale che si possa appunto godere di una fortezza che di per sé per sua natura è fatta in maniera tale che non vi si possa accedere, ma che possa invece diventare attraverso degli ascensori, attraverso dei lavori di modellamento anche un centro di attrattività importante legato e vicino al polo universitario. Uno degli impieghi che noi intenderemmo Attribuire al carcere attuale di Via Saffi, tra l'altro, anche lì un lavoro colossale insieme a due ministeri che io stesso ho fatto insieme al prefetto, che ringrazio, quello precedente ma anche quello attuale, per sbloccare la situazione e poter trasferire il carcere nella via Senese per poter poi utilizzare il carcere di Via Saffi per ulteriori. Ampliamenti legati, ad esempio, ad uso foresteria universitaria perché uno dei miei sogni legato all'ampliamento dei corsi messi a disposizione per la città del polo universitario è quello che Grosseto diventi una piccola cittadella universitaria per studenti, che ovviamente faciliterebbe anche il turismo universitario e il turismo scolastico. Questo è un altro dei progetti su cui stiamo lavorando. Quindi sono tante veramente le cose che stiamo facendo. Piazza della Palma accanto al carcere di Via Saffi, accanto all'Anagrafe, diventerà. Sarà ripedonalizzato, sarà migliorato, sarà riqualificato quindi, come vedete, quando prima dicevo che mi posso beare dopo dieci anni di amministrazione di aver portato 80 milioni di euro sul territorio per il centro storico, non dico una cosa campata in aria farfetched come direbbero gli inglesi, ma dico una cosa effettivamente reale e realistica. Certamente la problematica delle sinergie che si devono creare, in ottica anche di visualizzazione e di valorizzazione di alcuni aspetti legati alla mentalità dei giovani di oggi, del consumatore, di coloro che acquistano, eh, eh, relativamente anche al periodo Covid, che ha cambiato in maniera eh, veramente drastica tutte le nostre abitudini attraverso il home working, il lavoro a distanza, l'acquisto a distanza, le stazioni logistiche a distanza. Anche queste purtroppo sono tutte caratteristiche che mettono in serio pericolo eh, I negozi del centro, i piccoli negozi, i piccoli e medi negozi del centro, ma in futuro rischiano di mettere anche in pericolo quelle che sono le medie e grandi distribuzioni. Quello che sta succedendo in Italia adesso, in altri paesi tipo <ride> l'America o tipo altri paesi anche europei, è già successo. Basterebbe guardare che cosa è successo con le crisi dei centri storici in paesi che hanno diciamo, un livello più veloce, un po' come Milano, no? eh, una città europea, meteleuropea, rispetto alla nostra, per capire che tutti i centri storici hanno goduto di una crisi similare. Poi ci sono stati i centri commerciali e poi i centri commerciali stessi stanno godendo di una crisi senza precedenti, con un rientro attraverso un lavoro di riorganizzazione dei centri storici. Bene. Questi sono i percorsi che dobbiamo saper individuare e saper interpretare. Su questo, in maniera sinergica, le nostre energie dovranno convergere. Quali sono le sue considerazioni su questo monologo del nostro sindaco Gennari? Ma posso solo dargli completamente ragione, ha detto <ride> no. due cose. Che... Tutti sappiamo, però l'ha detto il Sindaco, quindi forse meritano ancora più attenzione. Ha detto una cosa che è fattuale. E sì, eh, i centri commerciali che poi in paesi più avanzati dei nostri danno dei problemi perché il, il solito motivo per cui sono stati i motivi che li hanno creati sono cambiati e quindi non ha più senso che esistano, oppure e spesso costituiscono. Un grosso problema per il recupero, perché Beh. poi si parla di cubi o comunque di scatole di cemento messe in posti periferici difficilmente, qui c'è un ingegnere che ci potrebbe aiutare, difficilmente recuperabili per altri usi. E' è questo uno dei pericoli che noi abbiamo, abbiamo come dire, sollevato in sede di discussione sui centri commerciali. Con questo, proprio perché si parla dei centri commerciali, non è che noi come dire domani vogliamo buttarli giù, no, no. Noi vorremmo che fossero, nei limiti del possibile, eh, diciamo, inglobati nella città. Però potete fare anche delle proposte per il centro commerciale naturale, per esempio, per potenziare le attività che ci sono. Evitare, per esempio, che la stessa attività che è in un centro commerciale sia in centro, per dire eccetera. Anzi, cercare anche geograficamente di distribuire le attività in modo. Eh, insomma non si può andare al centro commerciale e trovare tutto o trovare anche il negozio che trovi in centro, perché altrimenti magari si preferisce questo. Cioè anche la, 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 la superficie di certi ambienti che possono essere in centro può essere ampliata, dare l'opportunità per avere eh, altre eh, cubature e, all e allargare naturalmente anche eh, per quanto riguarda le tabelle merceologiche, l'interesse sollecitare. Naturalmente nuove, nuove attività. Ecco, voi per esempio eh, pensate che questo possa essere, eh, le, condividete questo discorso, qualcosa va rivisto anche, non ah, si può ricostruire sul vecchio, qualcosa ci vuole di nuovo? Io credo che eh, sia importante eh, che venga un attimino semplificata anche la procedura, ovviamente, che porta un'attività ad aprire in eh, centro storico perché eh, le deroghe cosiddette sono troppo poche e quindi la difficoltà di aprire un'attività in centro è molto onerosa per il progettista e quindi le, diventa difficoltosa per chi ha anche entusiasmo e volontà di farlo. Quindi sicuramente questo è un tema che deve coinvolgere tanti anche a livello nazionale, perché i centri storici italiani eh, sono eh, meravigliosi e non meritano di tra virgolette finire così. Meritano invece di essere estremamente rivalorizzati, ma per rivalorizzarli purtroppo dico vanno un po' semplificate, ciò che forse è diventato troppo difficile e parlo tecnicamente. Parlo da, 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 da qualsiasi punto di vista. Non ultimo anche il punto di vista anche che, che, che emergenziale che abbiamo avuto che è stato quello del Covid, dove dobbiamo creare certo. dei cambiamenti di volume d'aria certo. che devono essere possibili in centro storico, magari è più difficile perché non sai dove prenderla, magari certo. l'aria. Ma ho detto una banalità. Però eh, secondo me questo è un processo che va condiviso sicuramente con la sovrintendenza, condiviso con eh, chi. Si chi legifera eh, perché se non si raggiunge questo diventerà sempre più difficile dare risultati. Però la a possibilità me sembra di vedere respiro. che anche da parte della sovrintendenza c'è un'apertura maggiore. Assolutamente. Eh. Io... Devo, qui... Dal punto di vista imprenditoriale condivido benissimo l'idea della riqualificazione proprio di civile abitazione oh, centro, e sede. Io questo ti... avrei domandato grazie, che detto, a lei di veramente. Ma io te l'avrei domandato, eh, se c'è questa credo. voglia anche certo, però. Sì, no, io vedo molta voglia, soprattutto eh. in un momento di crisi sicuramente del commercio e di cambiamento epocale anche del lavoro dove c'è lo smart working. Noi come concreto abbiamo avuto tante richieste anche di clienti che ci hanno portato a riguardare appartamenti in centro storico immobili perché potendo lavorare a distanza non stando più a Milano o andarci due volte a settimana hanno voglia di tornare nella loro città o addirittura abbiamo l'opportunità di attrarre le nostre caratteristiche di ambiente, vivibilità, sicurezza e tutte queste cose. Tutte le persone che da Milano vogliono venire a vivere in Maremma, perché ce certo. ne sono tante. A Ora volte, può... come diceva l'ingegnere, ci troviamo nemmeno tanto a combattere con l'amministrazione locale, che capisce il problema e lo, cioè, e lo vuole risolvere insieme a noi sempre con un, un ottimo rapporto, lo troviamo nello step quello superiore a volte, della sovrintendenza, dove ci hanno fatto i complimenti per il restauro del marraccini, abbiamo lavorato in strettissima sinergia e a volte ci si perde in piccole elaborazioni ideologiche dell'immobile sulle... e questo diventa un po' difficile da poter poi procedere quindi i tempi si allungano le voglie passano, cambiano le idee e sì, si cioè, rimane con niente e quindi il tempo è quello che, lei sindaco è quello sta che per sì, vuole proprio. perché il mercato è veloce le necessità di evoluzione sono repentine, soprattutto le giovani generazioni non, hanno, non amano aspettare ma vogliono immediatamente trovare il risultato è quello che diceva l'ingegnere, secondo me è geniale ed intelligentissimo, tant'è che noi proprio recentemente all'ultimo consiglio comunale nell'ottica della sburocratizzazione della semplificazione amministrativo-burocratica abbiamo rivisionato insieme proprio alle associazioni e anche agli ordini professionali la valutazione dell'impatto acustico rendendola più fruibile per finalità eventistiche all'interno del centro storico. Quindi perfettamente ragione all'ingegnere nel dire che bisogna stimolare non soltanto dal punto di vista della difiscalizzazione ma anche dal punto di vista amministrativo-burocratico normativo tutte quelle volontà che ci sono di attecchimento che altrimenti perirebbero eh, e gli entusiasmi scemeriscono. E quindi ha perfettamente ragione, ma su questo credo che, come amministrazione comunale, si stia facendo il fattibile. E comunque, sia se così non è, le prometto, venga da me, ingegnere, <ride> ah, che no. mi adopererò in questo senso. Allora, sì, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, però così. io, sapete, non, non lascio la trasmissione così. Allora, io direi, eh, diciamo quello che abbiamo detto, cioè ripetiamolo in sintesi, tranquillizzando chi ci sta ascoltando e facendo capire soprattutto che. E tutto quello che si sta dicendo, tutto quello che si può fare, deve trovare la condivisione certo, della comunità. Buissima. Bisogna impegnarsi tutti. Le polemiche a volte possono portare anche. Sì, ma poi la polemica politica, eccetera quella a volte eh, è scontata, vorrei dire, eccetera. però, eh, insomma, quando si vuole trovare un accordo si, si trova, trova no? su, certi, su certi argomenti. Quindi. Tranquillizziamo tutti, diciamo che la comunità è impegnata a crescere. Siamo nel dopo pandemia. siamo arrivati al momento che aspettavamo. Diciamolo pure con chiarezza questo: siamo arrivati al momento che aspettavamo e quindi diciamo è il momento in cui le idee debbono essere condivise e portate avanti a favore di chi? Ma non di noi, della città, di tutti, della comunità. No. Ed allora. Che cosa si sente di dire lei per concludere, Gennari? Ma io, un minuto io, per concludere. Guarda, io sono di natura un ottimista e eh, credo che siccome c'è tanto spazio che stiamo recuperando e che possiamo recuperare in termini di efficienza, di investimenti, di qualificazione, di miglioramenti della nostra città a partire dal centro storico e delle strade limitrofe. La, la, la cosiddetta città storicizzata allora noi abbiamo tanto da crescere c'è un'amministrazione che su questo si sta impegnando, ci sono tanti grossetani che, sono, che vedono a questo su questo argomento vedono veramente la voglia e la, mettono la voglia, la forza, la capacità di migliorare quello che è loro perché c'è un amore verso la città e si identifica normalmente nella parte più vecchia, più antica, il centro storico. Allora so, con queste cose si può essere solo ottimisti. È chiaro, bisogna lavorarci, non bisogna fare errori, però già il fatto che si parli del recupero del Marraccini dove io sto tante volte e che per tutti questi anni ho visto veramente triste, in, uh, languire, fatiscente, e oggi si sta ragionando a come sarà, come sarà tra qualche anno. Perché quella cosa lì certo non si farà domani per tanti motivi che conosciamo, l'ingegnere ce ne ha detti alcuni. però se non sarà proprio così, sarà molto simile certo. e sarà patrimonio di questa città. Certo. Ripartiamo da dove avevamo finito: abbiamo detto che l'ultimo film che venne trasmesso alla Maracini, l'8 ottobre del 2003, poi finì la vita del Maracini, quindi da vent'anni di chiusura. Eh... Era intitolato Il Miracolo. Ecco, ripartiamo sì, sì. da un inizio lo stesso, no? Ripartiamo dal miracolo, per Beh. esempio, cioè, perché questo ha bisogno, eh, che la città senta, c'è questa necessità. Mi piace come, come provocazione. Io eh, concludo dicendo che bisogna credere nella cultura del bello, perché siamo un paese. Meraviglioso, forse il più, bello, eh, di, il più bello di tutti. Se noi riusciamo a conservare la cultura del bello di chi ci ha preceduto, questo paese non affonderà mai perché nessuno è stato bravo quanto noi. Quindi voglio dire, dobbiamo però concentrarci in questo e secondo me la valorizzazione dei centri storici porta a questo. Bene, grazie. Massimiliano Di Rosa. Presidente che di concreto. Dire, abbiamo toccato tante tematiche, più che concrete... noi siamo qui, siamo in un momento come questo, io credo che ci sono tante opportunità. Però vanno colte in maniera differente, in maniera intelligente, senza protagonismo, ma con tanta voglia di fare. Come dicevi prima, siamo qua ognuno con dei ruoli differenti, sicuramente ci mettiamo la faccia, ma ci mettiamo anche le mani perché tutti i giorni siamo al lavoro e quindi tocchiamo con mano veramente il tessuto economico della città e cosa vuol dire. Noi ci crediamo, abbiamo dato il nostro piccolo contributo grazie all'amministrazione e tutto è nato grazie da una piccola da una pi, no, ma da una piccolo intuito certo. no, che ci ha portato a sviluppare un qualche cosa. E il confronto porta a questo: se non ci fosse stato il confronto non avremmo avuto l'intuizione. Quindi più volte ci confrontiamo, più c'è disponibilità, secondo me le cose riusciamo a farle. Anch'io sono molto ottimista come Giulio da questo punto di Bene, vista. Bene, grazie Massimiliano di Rosa. Grazie. Sindaco, a lei concludo, la conclusione Grazie Capecchi, grazie per la trasmissione, veramente molto interessante io eh, concludo partendo da quello che diceva lei rispetto alle polemiche io credo che il tavolo ultimo che abbiamo fatto insieme agli stakeholder cittadini sulla valorizzazione del centro storico abbia avuto tutto tranne le polemiche Si è stata delineata e denotata da una caratteristica che io apprezzo moltissimo cioè la volontà di fare, di mettere intorno al tavolo delle persone di buona volontà che si alzano al mattino, hanno le loro idee e lavorano per metterle in pratica in sinergia, senza protagonismi in complementarietà, questo è un aspetto che io ho visto in questo tavolo non c'è stata nessuna polemica distruttiva tutto quello di cui si è parlato è stato un rilancio prospettico, migliorativo verso il futuro, noi ce la mettiamo tutta, abbiamo anche delle opportunità perché il Covid è stato un dramma, è stata come una guerra mondiale però ha portato anche 730 miliardi di stanziamenti europei di cui 230 a livello nazionale e quindi anche a Grosseto sono più utili diversi milioni di euro che adesso tutti insieme dobbiamo saper prendere e saper plasmare sul territorio per il nostro futuro, valorizzando il nostro passato, guardando verso il futuro. Bene, io ringrazio gli ospiti della trasmissione eh, da Giulio Gennaria Emanuele, naturalmente all'ingegner Manusia, Massimiliano, eh, eh, ci siamo già rincontrati, incontrati. ci eravamo già eh, incontrati sì. di nuovo per una trasmissione ed erano già emersi sì. questi Elementi diciamo, di positività diciamo, sì. oppure di credere in un qualcosa che sta cambiando. Il Sindaco ci ha presentato stasera per la prima volta il progetto proprio sul Maracini, lo abbiamo mostrato a tutti i nostri telespettatori. Quindi è un grazie veramente di cuore che io vi rivolgo. Ma soprattutto ringrazio voi gentili telespettatori per averci seguito. Buonasera.